Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura l'operazione verità del Movimento 5 Stelle sulla questione della messa in sicurezza delle autostrade dei parchi, cioè A24 ed A25. I pentastellati parlano di mistificazione dei fatti, rivelando che era stata la giunta D'Alfonso con la delibera 499 datata 9 di luglio ad autorizzare il Ministero all'anticipazione dei fondi Masterplan per i lavori sulle autostrade. Sentiamo Paolo Renzetti. Quella di oggi è stata definita dal Movimento 5 Stelle l'operazione verità riguardo i fondi del Masterplan. Voi avete parlato di una verità che è stata mistificata dal centro-sinistra. Il centro-sinistra e il Partito Democratico ha di fatto mentito e continua a mentire da 5 giorni. Si continua a parlare di scippo, si continua a parlare di taglio di risorse, si continua a parlare di pericolo per i comuni e per i soggetti attuatori di vedersi non trasferiti i fondi necessari all'esecuzione degli impegni, dei progetti previsti nel Masterplan, ma è tutto falso e i documenti che abbiamo mostrato oggi lo dimostrano. Non c'è nessun taglio, si tratta di una semplice anticipazione di cassa di fondi per la quale la liquidità non è necessaria a Regione Abruzzo. Questi soldi sono fermi e sarebbero prestati al Ministero per effettuare i lavori di messa in sicurezza sulla 24 e 25, che mi sembrano fondamentali ed urgenti per questa regione, per soli 2 mesi. Cioè tra 2 mesi verrebbero restituiti in legge di stabilità. Si sta facendo una polemica strumentale e una propaganda elettoralistica. Voi avete parlato anche di un decreto in giunta, il 499 del 9 luglio. La delibera 499 della giunta D'Alfonso, presidente D'Alfonso, presente Lolli, autorizzava espressamente il Ministero a prendere in prestito, per semplificare, questi fondi, visto che erano per ora inutilizzati, con l'impegno di restituirli al più tardi nella legge di stabilità o nella legge di bilancio, quindi a renderli disponibili nuovamente al 2 gennaio 2019, esattamente quello che sta dicendo il ministro Toninelli negli ultimi giorni. Tanto questo è vero che c'è una comunicazione persino dell'ingegner Primavera, che è il direttore del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti di Regione Abruzzo, del 17 agosto 2018, che scrive al presidente della giunta, che è diventato Lolli, e al dottor Rivera, il direttore generale di Regione Abruzzo: vista la delibera che autorizza a prestare questi soldi, mi date indicazioni su come procedere, su come rimodulare i fondi FSC del Masterplan? Per cui gli ultimi 5 giorni sono stati 5 giorni di menzogne. Andiamo avanti, adesso la cronaca giudiziaria, perché dopo 10 anni la Corte di Cassazione scrive la parola fine sul maxi processo Sanitopoli, sulle tangenti nella sanità abruzzese, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato dell'ex presidente della Giunta regionale Ottaviano Del Turco. Vediamo. La seconda sezione penale della Cassazione, dopo l'udienza di ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, confermando la condanna a 3 anni e 11 mesi per l'ex governatore dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco nell'ambito del processo Sanitopoli. Il legale di Del Turco, Giandomenico Cagliazza, aveva posto ricorso per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere e induzione indebita, emessa un anno fa dalla Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di Del Turco. In primo grado l'ex governatore era stato condannato a 9 anni e 6 mesi dalla Corte di Pescara. Il grande accusatore di Del Turco, l'ex titolare della clinica Villapini, Vincenzo Maria Angelini, in appello era stato assolto dall'accusa di corruzione, mentre in primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nel ricorso in Cassazione l'avvocato Cagliazza aveva eccepito carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione e una violazione della legge, soprattutto rispetto alle norme sulla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. Del Turco venne arrestato il 14 luglio del 2008 assieme ad altre 9 persone, tra le quali ex assessori e consiglieri regionali.
L'ex presidente finì in carcere a Sulmona per 28 giorni e trascorse altri 2 mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell'arresto del turco il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della regione e con una lettera indirizzata all'allora segretario nazionale del partito Walter Veltroni si autosospese dal Partito Democratico, di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonché membro della direzione nazionale. Le dimissioni di Del Turco comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi che poi scelsero la figura di Gianni Chiodi. Alla condanna di primo grado, dopo un lungo processo, si arrivò nel luglio del 2013. Il Tribunale interdì Del Turco dai pubblici uffici durante la pena e lo rese incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la stessa durata. Con l'ex governatore vennero condannati a 9 anni l'ex capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo Camillo Cesarone, stessa pena per Luigi Conga, ex manager della ASL di Chieti, 6 anni e mezzo per Lamberto Quarta, all'epoca dei fatti segretario della presidenza, 4 anni all'ex deputato del PDL Sabatino Aracu e all'ex assessore del PD Antonio Boschetti e 2 all'altro ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca. Restiamo alla cronaca giudiziaria e adesso ci occupiamo dei tetti di spesa per la sanità privata e dell'inchiesta e del procedimento penale che ne è derivato. Il processo va avanti, l'ex governatore della regione Gianni Chiodi e l'ex assessore alla sanità Lanfranco Venturoni della stessa giunta hanno rinunciato alla prescrizione. Gli altri 3 imputati, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e 2 tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali, non hanno invece rinunciato al beneficio che è previsto dalla legge. Per Chiodi e Venturoni dunque il processo prosegue, prossima udienza fissata al 16 di gennaio quando sul banco dei testimoni salirà Luigi Pierangeli, imprenditore della sanità privata abruzzese. Secondo l'accusa, Chiodi, coinvolto in qualità di ex commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai debiti del settore sanità, avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della regione. L'ex presidente Chiodi ha commentato: non deve rimanere neanche un'ombra sull'opera di normalizzazione che abbiamo fatto in termini anche etici di quello che era il sistema perverso riguardante il rapporto fra sanità privata ed amministrazione pubblica, e così la sua decisione di rinunciare alla prescrizione. Ed ora proseguiamo con il giornale, ancora cronaca, ci sono 2 denunciati per le minacce al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi contenute in un video diffuso dalla testata online Abruzzo Web. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. I carabinieri dell'Aquila hanno individuato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila i protagonisti del video diffuso dalla testata giornalistica online Abruzzo Web nel pomeriggio di ieri, in cui venivano ripresi 2 uomini armati di martelli e di una pistola che dichiaravano di essere pronti a tutto pur di rimanere ad abitare nelle proprie abitazioni. Nel video erano rivolte esplicite minacce al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a seguito degli sgomberi delle case popolari della frazione di San Gregorio, ordinati dall'amministrazione comunale per motivi di inagibilità derivanti dai danni prodotti dagli ultimi eventi sismici. Alzare quanti caricatori te tu? 8, 10. Una brava, lasciami una bella supposta per il sindaco. Anche due. No, una a parte. I 2, entrambi di 55 anni, dovranno ora rispondere del reato di minaccia aggravata. I carabinieri hanno anche sequestrato gli oggetti che brandivano nel video, 2 martelli da cantiere, una pistola a gas a tamburo di libera vendita. Il video, diffuso appunto da Abruzzo Web, aveva suscitato molte reazioni sul web ed era passato di chat in chat, divenendo virale. Ora invece ci spostiamo al comune di Teramo. La maggioranza di centrosinistra ha proposto di concedere diritto di parola in consiglio comunale ad un rappresentante delle comunità straniere presenti sul territorio. L'idea non è piaciuta al gruppo di Fratelli d'Italia, che contesta la presenza di chiunque non sia stato eletto direttamente dai cittadini. In provincia di Teramo gli stranieri rappresentano il 7,7% della popolazione residente. Sentiamo i dettagli da Tania Bonici Castelli.
Dare diritto di parola in consiglio comunale ad un membro delle comunità straniere che risiedono nel comune di Teramo. Un modo per coinvolgere e rappresentare tanti cittadini non italiani che però vivono e lavorano in città ma che non possono votare. La proposta è stata avanzata in commissione affari generali dai consiglieri comunali di maggioranza di centrosinistra che ne rivendicano l'alto valore sociale. In commissione affari generali avete proposto un nuovo tipo di partecipazione. Sì, stiamo votando, come anche altre amministrazioni lo hanno fatto, un rappresentante di cittadini stranieri, residenti, ma che non hanno diritto al voto. Cosa potranno fare loro? Un rappresentante di queste comunità potrebbe essere eletto insieme a questa comunità e partecipare al Consiglio Comunale e lì avere il diritto di parola, solamente diciamo, un diritto di tribuna, intervenire, ovviamente non avranno diritto al voto, non avranno diritto di presenza, faranno solamente diciamo, la loro presenza prevedendo eventuali interventi per portare all'attenzione del Consiglio Comunale necessità, problematiche, soluzioni alle loro esigenze, ai loro diritti che comunque hanno e che non vengono al momento rappresentati. La proposta di concedere diritto di parola in Consiglio Comunale ad un rappresentante degli stranieri che vivono e lavorano nel comune di Teramo non è piaciuta al gruppo di Fratelli d'Italia, che ritiene l'assise comunale un luogo dove a parlare possono essere solo gli eletti dal popolo. Io credo che in Consiglio Comunale debba partecipare il consigliere eletto, così come le leggi italiane stabiliscono, eletti dal popolo. È chiaro che la volontà di questa amministrazione, di questa maggioranza, di centrosinistra, di voler inserire delle figure come i rappresentanti di comunità straniere che non hanno diritto al voto, per poter essere ascoltate, poi al di là del fatto che dicono che non debba prendere il gettone, ma qui veramente stiamo superando il senso del ridicolo, io credo che la partecipazione sia dovuta soltanto a coloro che, secondo le norme di questo Paese, hanno avuto il voto e il consenso degli italiani. I dati più recenti parlano di una percentuale importante di residenti stranieri in provincia di Teramo. Essi sono circa 23.850 e rappresentano il 7,7% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,1%, seguita dall'Albania 19,7% e dalla Repubblica Popolare Cinese 10,8%. Torniamo a Pescara, dove riprendono i lavori del contratto di quartiere che interessa il completamento dei 64 appartamenti residenziali pubblici attesi da diversi anni in via Tronto a Pescara. Questa mattina c'è stata la consegna dei lavori alla ditta esecutrice, lavori negli appartamenti che dovranno dare una risposta anche a quanti sono stati sfollati da via Lago di Borgiano. Sentiamo. Sono circa 600-650 le famiglie che hanno fatto domanda per le case popolari nella nostra città. Noi avevamo questi due immobili che sono alle nostre spalle, che porteranno a 64 appartamenti, quindi al 10% diciamo di soddisfazione di quelle famiglie che dovevano ripartire. È una questione morale riutilizzare quei soldi, ecco perché ci siamo impegnati a fondo anche con il Ministero a Roma e con i contenziosi che ci sono stati con la ditta che precedentemente aveva realizzato questi scheletri. Ora il lavoro può avere veramente ripartire, 20 giorni di bonifica e poi 270 giorni di lavoro per riconsegnare alla città due palazzine, 64 immobili che verranno destinati alle famiglie di Via Lago di Borgiano che sono state sfollate e a chi c'era precedentemente, e quindi libereranno intanto gli appartamenti che sono stati assegnati in medio tempore, che consentiranno di trovare soddisfazione a tante famiglie che hanno fatto richiesta di una casa popolare, che è una cosa molto importante per un'amministrazione comunale. È importante perché eticamente rimettiamo in circolo questi 3.600.000 euro che servono per rifinire questi appartamenti, è importante perché ridiamo decoro a chi in via Trigno, in via Tronto e in via Tavo è stato costretto ad abitare qui dal 2006 ad oggi, confrontandosi con questa triste realtà. Ci sono tante famiglie a cui noi possiamo dare soddisfazione, naturalmente con questi 64 nuovi appartamenti, con altri che sono in corso di realizzazione, ma anche con gli sfratti degli abusivi che io penso che a breve ci saranno.
Andiamo a Chiauci, dove c'è stato un incontro con il Consorzio di Bonifica Sud di Vasto per fare il punto sullo stato di messa in esercizio dell'invaso della diga di Chiauci che serve Molise ed Abruzzo. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Basta promesse e rassicurazioni, è arrivato il momento di dare risposte concrete ai cittadini dell'Alto Molise. Bisogna chiudere al più presto la storia infinita della diga di Chiauci e mettersi all'opera affinché i giovani possano crearsi opportunità di lavoro a casa propria. Questo in sintesi il messaggio lanciato a Chiauci durante un incontro con i vertici del Consorzio Bonifica Sud di Vasto, organizzato proprio per fare il punto sullo stato dell'avanzamento dei lavori del bacino artificiale. La gente è stanca dei continui sfregi al territorio, è stato detto, mentre gli interventi indispensabili per il totale riempimento dell'invaso vanno avanti a fatica. Il passato è stato amministrato in maniera grottesca, io la definisco così perché è impensabile, mi ripeto, che 120 milioni e 40 anni il lago sta ancora nelle condizioni in cui è visibile a tutti e questo non è giusto. Questo lago era stato programmato per creare sviluppo, sostenibilità, integrazione, lavoro, tutto ciò non si è verificato perché nel corso degli anni ci sono stati ritardi, certamente non imputabili all'amministrazione, anche perché valiamo poco in termini di voto, questo lo devo dire perché è così, purtroppo la politica tiene conto dei voti e quindi si esprime molto più favorevolmente nei confronti di quelle comunità che hanno un buon numero di voti. Durante l'incontro il presidente del Consorzio di Bonifica Vastese, Franco Amicone, ha annunciato l'assegnazione dell'appalto dei lavori previsti per portare la capienza dell'invaso da 3 milioni e mezzo a 7 milioni di metri cubi d'acqua, ma soprattutto ha assicurato che al termine di questo intervento i paesi della zona saranno ristorati. Abbiamo appaltato tutta la parte abruzzese del master plan per 15 milioni, abbiamo già consegnato un lotto che è la sistemazione del fiume a valle, stiamo per consegnare ed aprire i cantieri per l'ammasso roccioso e per il completamento della strada circumlacuale sinistra. Questi lavori vengono poi seguiti dall'appalto che stiamo per aggiudicare dei 4 milioni per l'intervento sulle paratoie e comunque arrivare al vero completamento della diga di Chiauci, da cui possiamo partire anche per ragionare come fare un progetto di sviluppo e arrivare anche ai ristori che necessariamente bisogna dare alle popolazioni e al territorio interessato. Ora torniamo nell'Aquilano per parlare della 44esima stagione dei concerti dell'ISA, 60 appuntamenti in totale, collaborazione con altri enti musicali in regione e grandi interpreti a fianco di giovani talenti. Una stagione diffusa in regione, non solo Abruzzo negli appuntamenti che ci saranno, la collaborazione con le eccellenze musicali del territorio e poi giovani e grandi nomi nel cartellone. Sono questi i punti più importanti della 44esima stagione concertistica dell'ISA. 7 mesi di nomi e giovani talenti, opere del repertorio sinfonico e concertistico, brani meno conosciuti, opere prime, incursioni nel gospel, nello swing, nella tradizione e nella lirica. Una stagione che porterà l'orchestra in tutto in centro Italia da ottobre sino ad aprile per un totale di circa 60 concerti. A firmare la stagione il direttore artistico, il maestro Ettore Pellegrino. L'avvio ci sarà il 20 ottobre al Ridotto del Teatro Comunale. L'OSA in questa occasione sarà diretta dal maestro Nicola Pazoschi. Il programma sarà dedicato al compositore ceco Dvorak. Protagonista al violoncello la grande Miriam Prandi. Il giorno successivo il concerto sarà replicato al Marrucino a Chieti e vanta la collaborazione dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani. L'ISA ha voluto per questa stagione rafforzare anche la sua presenza stabile in altri palcoscenici, nelle province di Teramo e Pescara e oltre ai 24 concerti in città, l'OSA sarà di scena pure a Tortoreto e Città Sant'Angelo. Per il presidente dell'istituzione Antonio Centi questa crescita deriva dai rapporti costruiti con altri livelli culturali esistenti nei vari territori abruzzesi. Saranno molte le presenze della Sinfonica anche nelle regioni vicine come a Terni, Città Ducale e Ascoli Piceno, con 3 date romane. Anche in questo cartellone ricorrerà la collaborazione con altri enti musicali come Barattelli, Società Riccitelli di Teramo, Camerata Sulmonese e il Marrucino di Chieti. L'ISA Chieti sarà protagonista anche dell'evento di chiusura del bicentenario del teatro con la presenza di Michele Mirabella.
giovani e territorio, altre due priorità alle quali si è prestata molta attenzione nella composizione di questo cartellone, come ha ricordato il direttore artistico Ettore Pellegrino. Un'accurata selezione di talenti abruzzesi come i direttori Jacopo Sipari, Marco Moresco e Patrick David Murray e come il pianista Alessandro Del Vaile. Accanto a loro ci saranno star emergenti della musica classica come la Prandi o come il violinista Gennaro Cardaropoli. Non mancheranno i grandi nomi: Nicola Pazoschi, il flautista Davide Formisano, Alessio Allegrini, il violinista ucraino Oleksandr Semkuk. Tra tutte le produzioni, quella più sentita dal punto di vista emozionale, secondo Lisa, sarà quella per il decennale del sisma. Sarà eseguita in prima assoluta la Sinfonia delle Stagioni, opera per soli, coro di voci bianche, voce recitante e orchestra, composta ad hoc dal premio Oscar Nicola Piovani. Giovani, il lancio di giovani emergenti, anche perché il Ministero premia questa attività. Tutti coloro che sono sotto i 35 anni ti danno una valutazione maggiore. E poi uno spirito nel quale io credo molto, uno spirito programmatico nel quale io credo. E territorio, rete, condivisione del lavoro, dei programmi. Non si può pretendere di costruire qualcosa e imporla al resto della regione o dei teatri. Bisogna condividere un prodotto e se un prodotto è di qualità viene certamente condiviso. Adesso ci occupiamo della pagina dello sport partendo dalla Serie B e dal Pescara. Campionato fermo, quello cadetto per gli impegni delle nazionali. Il Pescara però continua la preparazione al prossimo match, al rientro dalla sosta al Picco di La Spezia. Nella seduta di ieri lavoro differenziato per il difensore argentino Ugo Campagnaro. Terapie per Mirko Antonucci, Gennaro Scognamiglio e Andrew Gravillon. Ha terminato anzitempo la seduta di allenamento Luca Crecco a causa di una contusione al piede. Indisponibile Cristian Capone, che ha iniziato il recupero dopo essere stato sottoposto all'intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Non sono a disposizione neppure i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ovvero Ledian Memushai, José Machin, Elan Castrati e Filippo Melegoni. Nella giornata di oggi prevista doppia seduta presso il Delfino Training Center. Andiamo avanti adesso con la Serie C per parlare chiaramente del Teramo. Sabato pomeriggio anticipo di campionato alle 16.30 al Romeo Neri di Rimini. Zichella proporrà il 3-5-2 con Caidi, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni e sarà dunque a disposizione. Con lui e Speranza, probabile la conferma di Fiordaliso. A centrocampo Mastrilli a sinistra e Ventola a destra con Spighi, Ranieri e Proietti confermato nel ruolo di mediano. Davanti nell'allenamento odierno il tecnico biancorosso ha schierato Di Renzo e Piccioni. Proprio Proietti, dopo il KO di Salò, ha voglia di riscatto in una gara molto delicata per i biancorossi e noi la andiamo ad ascoltare. E abbiamo subito la possibilità di riscattarci, dai. Purtroppo non si è riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato in settimana. La prestazione, come avete detto, non è stata positiva, ne siamo consapevoli e quindi già dal lavoro settimanale dovremmo cercare di dare tutti qualcosina in più. Io penso che innanzitutto ci sia da considerare il valore dell'avversario, che è indiscutibile, insomma, sono stati costruiti come squadra per un campionato di vertice e comunque la qualità dell'avversario in campo si è notata. In più, da parte nostra c'è stata non una buona reazione alle difficoltà che ci hanno posto i nostri avversari, insomma, quindi siamo stati un po' rinunciatari, ecco, e eravamo un po' con le spalle al muro senza riuscire a reagire. E quindi penso che ci sia soprattutto da lavorare su quello che sono le cose che dobbiamo fare noi, al di là di quello che è l'avversario, quindi di rispondere colpo su colpo con le nostre qualità, insomma. Diciamo che sono stato meglio, sicuramente sono stato meglio, ma al di là del periodo da cui vengo, degli infortuni vari, comunque
è stata anche una preparazione un po' per tutti particolare, lunga, senza partite vere fondamentalmente, e quindi io penso che per, in generale anche a livello di squadra, per arrivare a una condizione top ci voglia ancora un po', però come per noi e per anche per le altre squadre, quindi non è sicuramente una giustificazione. Ma diciamo che io sì, ho negli ultimi anni specialmente ho occupato quel ruolo lì, ma col mister e con la squadra insomma ne abbiamo anche parlato, non è un problema di ruolo, perché poi comunque magari si può anche pensare che si è fatto qualche passo indietro a livello di gioco rispetto ad altre partite, quindi non è il ruolo che incide, ma è il modo in cui si interpreta il ruolo, chiunque scenda in campo, una mentalità più di squadra che di singolo. Comunque sono passate 5 partite, ci sono state buone prestazioni, altre meno buone, sicuramente come quella di domenica, i risultati non sono arrivati, però per parlare di crisi o dire ormai è ora di vincere, secondo me non è ancora il caso. Noi sicuramente, al di là dell'avversario che andiamo a incontrare, vogliamo fare punti, vogliamo vincere, vogliamo fare gol, vorremmo che tutti gli attaccanti si sbloccassero, perché comunque anche in questo le stagioni svoltano in poco, non è un problema di attaccanti, di difensori, di chi gioca, chi non gioca, a volte basta un pizzico anche di fortuna magari per svoltare una stagione, e quindi sabato è un'occasione per noi molto importante che vogliamo cogliere. Andiamo avanti con la Serie D, vittoria in Coppa Italia per il Giulianova che batte anche il Cassino e il prossimo 28 di novembre se la vedrà in gara unica con il Flaminia negli ottavi di finale della competizione nazionale. Il tecnico giallorosso Stallone plaude alla prestazione dei suoi che domenica saranno chiamati ad un'altra prova interna contro il Matelica, sempre allo stadio Fadini. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Il Giulianova batte 2-1 il quotato Cassino e avanza agli ottavi di Coppa Italia di Serie D. Il prossimo 28 novembre i giallorossi se la vedranno col Flaminia Civitacastellana. Il sorteggio dirà chi tra le due giocherà in casa la partita. Nel Giulianova assenti per squalifica Del Grosso, Ferrante e Tozzi Borsoi, Stallone rimedia con Ferrini centrale, Fazzini esterno destro, Frulla e Palladini in mediana con Forò. In avanti Torelli a sostegno di Di Paolo, Cassino con vecchie conoscenze d'Abruzzo, l'ex Vastese primo al centro dell'attacco, panchina per l'ex Val di Sangro Brac, per l'ex L'Aquila Carcione. Partita giocata a buon ritmo sin da subito con Forò che impegna a terra Della Pietra all'11esimo, replica del Cassino al quarto d'ora con il colpo di testa di Ricamato e al 19esimo quando Lombardi dal limite non trova lo specchio della porta. Cassino più manovriero, Giulianova più incisivo in avanti, al 37esimo Torelli sfonda a destra e mette dentro, Di Paolo non riesce a girarsi ma appoggia a Forò, Della Pietra vola e si rifugia in corner. Il Giulianova però passa al 42esimo, punizione di Frulla, nel mucchio svetta Ferrari. Della Pietra risponde ma nulla può sul tap-in facile di Di Paolo. Il sinistro di Prisco precede di un soffio il fischio di Capriolo di Bari per l'intervallo. Al rientro il tecnico ospite Urbano gioca la carta del bomber Marcheggiani, ma il Giulianova a raddoppiare dopo appena 80 secondi. Frulla per Torelli che crossa dal fondo per il colpo di testa di un puntualissimo Di Paolo. Doppietta per l'attaccante, ma partita non chiusa perché all'11esimo Lombardi trova centroarea Mannone che di testa dimezza il distacco. 2-1, la partita si fa ruvida, il Cassino si riversa in avanti ma il Giulianova si difende bene nonostante i tanti giovani messi dentro da Stallone nella ripresa. Gli unici brividi per i giallorossi li fa correre Ricamato che al 40esimo non arriva su un traversone. Nel quinto e ultimo minuto di recupero indirizza centralmente dopo la spizzata di Prisco. Sciba blocca prima del triplice fischio finale. Nel dopogara il presidente Bartolini annuncia novità nei quadri dirigenziali del Giulianova. In settimana annunceremo l'entrata in società con la carica di direttore generale di Franco Teodoro. Franco è un amico, è stato 2 anni fa allenatore della nostra juniores vincendo il campionato.
Franco è uno degli amici che ho più cari qui vicino a Giulianova, è giusto che faccia parte di questa società con un ruolo importante, si sta adoperando per trovare dirigenti importanti, prossimamente annunceremo un nuovo vicepresidente, ho avuto un colloquio prima della partita con questa persona, diremo il nome quando avremo fatto tutto, però ecco, Franco Teodoro avrà il ruolo di direttore generale e anche in parte quello di direttore sportivo, perché sono due ruoli che non abbiamo, quindi farà il direttore a 360 gradi sia in campo che fuori dal campo, quindi piano piano stiamo costruendo una società che possa ambire a fare questa categoria nella maniera migliore e un giorno, chi lo sa, sperare di fare un altro passo in avanti. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella con il patron della trasmissione Luciano Rabottini e i suoi ospiti, chiaramente si parla del mondo delle bici e dunque non perdete l'appuntamento di questa sera alle 21, il TG6 invece torna alle ore 19. Buona giornata.